voglio raccontare la giornata di oggi, che è stata particolarmente interessante, forse altro perché ho avuto un po' una sensazione strana. Ogni tanto rifletto troppo, penso. E penso a quando non ero deputato. Penso che immaginavo che l'essere deputato che è una cosa che ovviamente mi piace, che mi è sempre piaciuto, che ho sempre sperato di fare, che non pensavo di fare così in fretta, per carità, senza dubbio, così giovane, però pensavo di poter essere più incisivo. In realtà più il tempo passa e più mi rendo conto che è tutto veramente molto difficile. Nel frattempo che aspettiamo che gli amici si collegano, vi racconto l'aneddoto del mio giorno di insediamento, che è avvenuto il 30 di novembre del 2018. Ero già sindaco, sì. E quando mi sono insediato, la sensazione che ho avuto è stata la sensazione di chi si trova in un posto in cui tutti aspettano che accada qualcosa. Il tempo passa e non accade niente. Ecco, quella sensazione purtroppo l'ho vissuta, come si suol dire, il primo giorno di scuola o il primo giorno di aula, e spesso purtroppo mi ci ritrovo a immaginare, a sentire, ad avere questa percezione, e oggi mi è successo di nuovo. Allora, entriamo nel vivo della discussione. Intanto buonasera, buonasera a tutti, spero che mi sentite, provo a parlare anche un po' più forte così sicuramente mi sentite meglio. Oggi dovevamo approvare l'esercizio provvisorio. Che cos'è l'esercizio provvisorio? È il bilancio della regione provvisorio. Perché? Perché in realtà le norme che cosa prevedono? Prevedono che tu devi approvare il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno, ma noi categoricamente anche quest'anno non siamo riusciti ad approvare questo benedetto bilancio, anzi di questo bilancio, di quello regionale, neanche l'ombra. Ma non è quello il problema. L'esercizio provvisorio, ahimè, deve essere una procedura straordinaria, in realtà diventa sempre più una procedura ordinaria. Lo abbiamo approvato in fretta e furia perché? E io l'ho approvato e l'ho votato perché ci sono migliaia e migliaia di lavoratori che sono appesi a questo esercizio provvisorio, ovvero appesi alle sorti del bilancio della regione. E parlo di tutti i dipendenti regionali, così come parlo dei lavoratori ASU, dei lavoratori PIP, dei forestali. Tutta questa mole di persone purtroppo è sempre appesa alle sorti della regione. I lavoratori ASU, per esempio, li cito perché con loro ho un rapporto diretto, quasi costante, quotidiano, con molti di loro che prestano servizio presso le ASP, presso i comuni, non hanno ancora percepito il loro contributo di dicembre. Perché? Perché l'esercizio provvisorio non era stato approvato, perché la regione non ha un bilancio, perché siamo completamente sconcassati e quindi questo comporta, ahimè, una situazione che non gli consente di ricevere con regolarità gli stipendi. Ma questo vale per le città metropolitane, vale un po' per tutti. Quindi per senso di responsabilità abbiamo e anch'io ho approvato questo esercizio provvisorio perché ritengo indispensabile e fondamentale che ogni lavoratore abbia la sua dignità e che questa è imprescindibile se appunto non sia un corrispettivo rispetto al lavoro quotidiano che viene svolto. Siamo riusciti a garantire gli stipendi, ok, tutti contenti, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo veramente in una situazione pazzesca e più il tempo passa più la situazione peggiora. Quando io mi sono candidato, quando io ho immaginato di fare il deputato regionale, pensavo di poter incidere in maniera positiva, di poter portare a casa risultati importanti, ma soprattutto di poter cambiare le sorti di questa Sicilia. Purtroppo veramente sembra impossibile. La mia non è rassegnazione, è rabbia perché in questi 3 anni e più di legislatura purtroppo il percorso non è cambiato. Non siamo riusciti a diminuire la spesa corrente neanche di un euro. L'indebitamento della regione aumenta e continua ad aumentare sempre più. E se oggi siamo riusciti ad approvare questo esercizio provvisorio è perché lo Stato ci ha fatto una concessione, cioè ci ha concesso di spalmare quello che è il debito che la Regione ha nei confronti dello Stato, quindi l'indebitamento che noi abbiamo, in ulteriori altri 10 anni. Ecco, noi siamo in continua emergenza. La mia preoccupazione, che penso sia la preoccupazione di tutti, è che
Quanto deve durare questa continua emergenza? Quando veramente la nostra terra e quindi la classe dirigente, la classe politica siciliana che cambia da maggioranza a opposizione, da opposizione a maggioranza negli anni e nei vari governi che si succedono, riuscirà a dare delle risposte concrete? Io non lo so più, perché veramente è paradossale. Ma in questa legislatura, che doveva essere la legislatura del cambiamento, della svolta, la legislatura del diventerà bellissima questa terra, e io ovviamente sono uno dei fautori di tutto ciò, ma non c'è un minimo di prospettiva rispetto a questo ragionamento. Siamo indebitati fino all'osso, il nostro debito di anno in anno aumenta, nessuna di quelle che sono le riforme necessarie per riuscire a garantire alla Sicilia un futuro certo, è stata fatta, e noi ci ritroviamo ogni anno sempre nella stessa condizione. Non dovevamo avere più esercizi provvisori, questo è il quarto esercizio provvisorio che approviamo, ed è veramente paradossale tutto ciò, perché questo sta a testimoniare come non ci sia prospettiva. Se lo Stato non ci avesse dato questa possibilità, noi non avremmo potuto neanche approvare l'esercizio provvisorio e quindi neanche pagare gli stipendi. Quanto può durare tutto ciò? Mi chiedo e vi chiedo, mentre i siciliani sono ridotti tutti alla canna del gas, partite IVA, lavoratori dipendenti, tutti, perché al di là di quella che è la situazione della Sicilia affrontiamo una pandemia, ecco, noi ci troviamo di fronte a una regione che è inerme rispetto a tutto ciò, e questo non è più possibile. C'è la necessità di una svolta, c'è la necessità veramente di fare una programmazione che sia seria, che possa dare risposte concrete ai siciliani che aspettano da tanto e da troppo tempo di vedere realmente le sorti della Sicilia essere risollevate. Invece noi continuiamo a fare debiti, continuiamo ad aumentare la spesa con tutta una serie di diavolerie, di porcherie che sono presenti all'interno di questi bilanci regionali, ma non riusciamo ad avere il coraggio, perché ci vuole coraggio, di fare delle scelte forti una volta per tutte che possono consentire alla nostra terra di avere una stabilità. Non riusciamo ad andare a Roma con i pugni duri e con quelle che sono gli attributi che bisogna avere in questi casi per dire che cosa al governo centrale. Noi vogliamo quello che ci spetta di diritto, perché noi abbiamo uno statuto autonomo che ci consentirebbe di vivere serenamente. Invece in realtà tutto ciò non avviene. Invece noi continuiamo ad andare a Roma con il piattino in mano a chiedere l'elemosina. Potete gentilmente concedere questo debito che abbiamo con lo Stato di spalmarlo in 10 anni, l'anno prossimo in 20 anni, e continuiamo a seppellire quello che è il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti? E tutto ciò è inaccettabile, non può più essere consentito. Ecco perché realmente sono... e dobbiamo essere tutti preoccupati, perché con questa situazione e senza alcuna prospettiva realmente non riusciremo a venirne fuori in nessun modo. Se a tutto ciò aggiungiamo la pandemia, se a tutto ciò aggiungiamo che ci troviamo in una situazione paradossale in cui il futuro è incerto non fra 6 mesi, ma in futuro è incerto a domani mattina, ecco, questo ci dà un'idea di come questa terra non può così, e andando avanti con questo andazzo, diventare bellissima. Mi dispiace doverlo dire, ma questa è una presa d'atto imprescindibile. Oggi in aula abbiamo assistito al teatrino di chi sosteneva: meno male che ci hanno fatto fare questo accordo con lo Stato che ci ha consentito di salvare il salvabile, di approvare l'esercizio provvisorio, e chi diceva invece no, questo accordo è un accordo capestre, chi c'è ora dice che la colpa è di quelli di prima, chi c'era prima dice che la colpa è di quelli che ora. Nel frattempo la gente continua a morire di fame, però, e noi dobbiamo, io mi sono sentito, questa era la mia sensazione, è quella che penso che provano tutti i siciliani quando osservano l'assemblea da spettatori. E se tu osservi l'assemblea da spettatore, la tua sensazione, quello che provi è realmente un senso di impotenza in cui non sai quasi quasi neanche a chi credere. Non sai realmente, perché ognuno parla con una passione che è pazzesca, quasi quasi veramente riesce anche a convincerti di essere nel giusto, di avere ragione e quant'altro, e tu assisti a un teatrino tipo quello che vedete alle mie spalle, l'Opera dei Pupi. L'Opera dei Pupi siciliani è quello che succede all'Assemblea regionale siciliana spesso e volentieri, in cui tutti hanno ragione e tutti hanno torto contemporaneamente, mentre
il nostro tessuto imprenditoriale, i nostri ristoranti sono chiusi, i nostri bar, i centri estetici e quant'altro, e si trovano al collasso. Noi dobbiamo riuscire a invertire la rotta. Io già mi sono stancato veramente di non poter incidere, con norme che approviamo sempre sul filo del rasoio, sempre in fretta e furia, senza poter capire quello che fa, ma senza realmente nessuna prospettiva di sviluppo, senza delle riforme che possono consentire alla Sicilia di avere delle risposte concrete, la riforma sui consorzi di bonifica, sui forestali, su tutta una serie di attività che oggi sarebbero indispensabili e funzionali per risollevare le sorti della Sicilia e dei siciliani. Nulla di tutto ciò. Ecco, possiamo continuare veramente, l'attività dei parlamentari può continuare a ridursi, a venire a Palermo per salvare il salvabile? Io non credo che sia questo. E se, ripeto, questo era ammissibile come ragionamento all'inizio del mandato, dopo 3 anni e più no, non può essere ammissibile. Dopo 3 anni e più non possiamo essere al punto di partenza, o forse anche peggio di quando abbiamo iniziato questa legislatura, perché quando io mi sono insediato da sindaco, o comunque quando io insieme a Cateno De Luca siamo stati all'amministrazione attiva, penso al mio comune, è vero sì che abbiamo trovato al comune di Santa Teresa una situazione di indebitamento di oltre 2 milioni, ma è pur vero che in 5 anni prima con l'amministrazione De Luca e nei 3 anni successivi con la mia amministrazione abbiamo risanato con una serie di azioni forti, e i primi 3 anni abbiamo preso sputazzate, per carità di Dio, ma dopo sono arrivati i risultati. La gente inizialmente non ha capito quello che noi volevamo fare, e giustamente ha avuto una reazione sicuramente forte anche rispetto a quelle che erano delle decisioni impopolari, ma oggi in Sicilia c'è la necessità di prendere anche delle decisioni impopolari pur di trovare la soluzione, pur di trovare una via d'uscita, pur di dare una prospettiva reale, seria e concreta ai nostri figli, perché diversamente passeremo il nostro tempo e passeremo alla storia per essere semplicemente dei passacarte, e io il passacarte non sono abituato a farlo. A me piace fare il sindaco perché mi alzo la mattina, ascolto tutti e decido, vengo all'assemblea regionale, ascolto tutti e non decidiamo nulla. E non funziona. Ecco, questo vi fa capire veramente poi come si crea uno stato di disaffezione, di distaccamento. E se ce l'ho io che sono da 13 anni in politica, ho iniziato giovanissimo, immagino chi ci osserva dall'esterno cosa pensa e cosa può pensare. Purtroppo la nostra terra è una terra bellissima e meravigliosa, che ha delle prerogative anche rispetto allo Stato che sono pazzesche, che sono rimaste da sempre inattuate, con degli accordi capestri che si succedono ogni anno, in cui lo Stato ci dice quello che dobbiamo fare noi gli diciamo quello che deve fare lo Stato, noi cerchiamo di fare qualcosa ma alla fine non succede nulla, la gente è stanca. Abbiamo riprogrammato 1.400 milioni di fondi comunitari per dare risposte all'emergenza Covid. Benissimo, di questo 1.400 milioni, forse nelle tasche dei siciliani sono arrivati gli spiccioli, i 2.500 euro alle imprese piuttosto che gli aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà distribuiti attraverso i comuni. Ci hanno dato il 30% e aspettiamo il 70%. Io li ho fatti i compiti per casa come sindaco, aspetto la restante parte, il restante 70% da distribuire alla gente che si trova in difficoltà, non domani, oggi, e noi le risposte gliele dobbiamo dare oggi, perché la pandemia è oggi, le risposte alle imprese vanno date subito. Il tessuto imprenditoriale, se si deve salvare, si deve salvare ora. I lavoratori stagionali, se si devono aiutare, si devono aiutare ora. Perché non ci sarà la prossima stagione. Perché il turismo è al collasso. Perché gli alberghi sono chiusi. E perché qualcuno si deve rendere conto che non si può andare avanti così. Perché andare avanti così significa mettere in ginocchio la Sicilia e i siciliani. E noi non ce lo possiamo permettere tutto ciò. Ecco perché realmente poi il senso di sconforto è tanto, è immenso. E quando tu ti rendi conto e tocchi con mano questa che è la reale situazione, e la gente quando ritorni a casa ti dice: ma voi dai, che facite? Siete tutte stisse. Ha ragione,
Perché purtroppo la verità è questa, con tutta la buona volontà in cui ognuno cerca di fare la propria parte, ma la verità è che non siamo in grado di dare delle risposte serie e concrete. Non c'è una visione, non c'è una prospettiva, non c'è un'idea di quello che si vuole fare, non si ha il coraggio di assumere delle decisioni anche impopolari, per carità di Dio. Se bisogna tagliare tutti questi dirigenti che ci sono alla regione che prendono laudi stipendi da 200-300 mila euro, bisogna farlo, perché qualcuno lo deve pur fare e qualcuno si deve assumere la responsabilità di queste decisioni che saranno anche impopolari, però purtroppo sono necessarie e fondamentali. Quando ci siamo insediati in piccolo al comune di Santa Teresa, noi avevamo 8 direttori di area, ne abbiamo 3 e funziona tutta alla grande a Santa Teresa. Per cui allo stesso modo, in grande ragionamento, se ci sono 500 dirigenti che prendono laudi stipendi, benissimo, riduciamoli a 40, anche perché vi voglio dire una cosa: quando chiamate al telefono non rispondono a me che sono deputato quasi quasi, ma voi immaginate che possono rispondere ai cittadini che chiamano e che restano chiamando? La volete sapere una storia? Mio padre è andato in pensione da 4 anni, da 4 anni, di buona uscita non se ne parla e non si sa che fine farà. Di adeguamento e pensione definitiva non se ne parla. È mio padre, è il padre di un deputato, e io neanche a mio padre gli ho potuto risolvere il problema. Ma è possibile un ragionamento del genere? Ma non perché è mio padre, perché è un cittadino che ha svolto le sue funzioni e che legittimamente deve avere quello che gli spetta. No, in Sicilia legittimamente non puoi avere nulla. In Sicilia devi avere sempre amici e parenti, ma anche quando hai amici e parenti non risolve niente, o stesso. E questo è un sistema che non funziona e che non può funzionare. Tutto il precariato appeso, parlo degli ASU che mi vengono in mente, appeso da sempre a delle promesse e continue promesse di gente che fa carte destre a manca, che manda letterine per dire faremo questo e faremo quello, e che poi sostanzialmente vengono e rimangono lì nel loro stato in cui si trovano. Ma è ammissibile tutto ciò? Mi chiedo e vi chiedo. Ma poi ci scandalizziamo se la gente realmente si ribella, poi ci scandalizziamo se i lavoratori si ribellano, poi ci scandalizziamo se i ristoranti disobbediscono e restano aperti e dicono che giustamente non hanno come fare e come affrontare la situazione. Ecco, non ci possiamo più scandalizzare di fronte a nulla. Noi ci dobbiamo aspettare dalla gente la qualunque cosa. Realmente ci possiamo aspettare dalla gente da qualunque cosa. Oggi dobbiamo essere contenti perché abbiamo approvato l'esercizio provvisorio, cioè per i prossimi 2 mesi potremmo pagare gli stipendi. Ma io mi vergogno di fare il parlamentare regionale per riuscire a garantire lo stipendio dei prossimi 2 mesi. Ora staremo fino al 28 febbraio così, senza poter fare nulla. Norme di spesa non se ne possono fare, siamo in sessione di bilancio aperto, quindi non si può fare nulla. Quindi tu vai e ti fai 300 km ad andare, 300 km a tornare, per carità, lautamente pagati, io non dico di no, però la sostanza delle cose è che poi alla fine torni a casa con un pugno di mosche in mano e ti arrabbi, perché io da sindaco sono abituato all'operatività. Io ripeto, decido di demolire una casa, giusto o sbagliato che sia, la demolisco, perché faccio il sindaco e decido. Sarà una decisione giusta, sarà sbagliata, sarà impopolare, tutto quello che volete. No, vieni qua e ascolti discussioni, su chiacchiere continue, ma sostanza niente. Ecco, questo è quello che vi devo purtroppo, ahimè, consegnare dopo un pomeriggio trascorso qui all'Assemblea regionale, una giornata trascorsa qui all'Assemblea regionale. Rimarrò qui. Domani continueremo i lavori d'aula e cercheremo ancora di fare ovviamente la nostra parte, di fare ovviamente il nostro ruolo, però non possiamo continuare con una situazione in cui veramente si naviga a vista. E soprattutto c'era un detto che è bellissimo, che io lo tengo sempre a mente: non c'è il vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ecco, noi siamo una barca in cui purtroppo i marinai, non sapendo dove devono andare, dove vogliono andare, qualunque vento arrivi, questo vento non sarà mai favorevole. Questa è la fotografia della Sicilia di oggi. Io mi auguro veramente che ci possa essere un'inversione
di tendenza. E anche io sono responsabile sicuramente, perché nessuno è esente da colpe, benché io sono qui da un anno e mezzo, forse più, nessuno è esente da colpe, qua tutti siamo responsabili, dall'ultimo cittadino al presidente della regione, tutti, nessuno escluso, tutti siamo responsabili di questa situazione. Ma chi ha ruoli di governo, chi ha ruoli istituzionali, ha il dovere civile e morale di portare risultati e di dare una prospettiva a questa terra. Altrimenti è meglio veramente staccare la spina e andare tutti a casa. Perché noi dobbiamo necessariamente dare una prospettiva a questa terra. E oggi questa terra una prospettiva non ce l'ha. Perché fra poco non saremo più nelle condizioni di approvare i bilanci, di dare risposte, le risposte minime, i servizi minimi essenziali. Non ci sono più, i comuni sono al collasso, i trasferimenti regionali sono al collasso. Non si pagano i lavori pubblici che vengono fatti, non si pagano per mesi e mesi. Ma come dobbiamo continuare ad andare avanti? Con i comuni che anticipano continuamente le risorse, con le imprese che nel frattempo falliscono e che devono fare avanti e indietro da Palermo per vedere un loro diritto garantito. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma perché dobbiamo continuare con questa situazione pazzesca? Perché non dobbiamo dare veramente risposte reali e concrete ai siciliani? Io credo che non ci meritiamo tutto ciò. In tutto ciò oggi siamo diventati la regione che ha il più alto numero di contagiati, peggio della Lombardia, e stiamo gestendo tutto al meglio, perché queste sono le risposte che riceviamo, e stiamo facendo tutto il possibile. No, ci sarà una parte di responsabilità nostra, ma sicuramente la gestione della pandemia sta influenzando in maniera negativa il percorso della Sicilia, e se non lo fermiamo, non con le zone rosse farlocche in cui si può fare di tutto e di più, ma se non lo fermiamo con la serietà, noi non ne usciremo, anzi usciremo da questa pandemia ancora più massacrati di quanto non lo siamo già. Queste sono le mie preoccupazioni e io le ho volute esternare e condividere con voi, non perché condividendo le mie mi sento sollevato, ma quantomeno perché è giusto che la gente sappia qual è la situazione in cui ci troviamo, e se la preoccupazione è tanta da parte di chi c'è fuori del palazzo, vi garantisco che anche da parte mia purtroppo la preoccupazione è tanta, e cercherò come sempre di fare del mio meglio, ma vedete, ogni tanto lo sconforto supera quella che è la passione, l'impegno, la determinazione, l'abnegazione ci va avanti. Nino mi suggerisce che ora gioca il Milan, per cui ai milanisti come me, ovviamente io non la guarderò la partita, non penso, continuo a lavorare e prepararmi sulle carte di domani, però siccome gioca il Milan è giusto che lo seguiate. Va bene, vi lascio, vi abbraccio, vi auguro una buona serata, saluto nel frattempo il mio amico Vincenzo Figuccia e saluto tutte le persone che ci sono collegate e che erano collegate qui con noi. Ovviamente continueremo a sentirci e continuerò a tenervi aggiornato su quello che succede, e speriamo veramente di poter dare una prospettiva seria, concreta alla Sicilia e ai siciliani, perché ce la meritiamo e perché la nostra terra deve veramente vedere la luce in fondo al tunnel, perché attualmente purtroppo siamo in fondo al tunnel. Un abbraccio e buona serata a tutti.